giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La partita è già cominciata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Balotelli. La sua presenza in campo si farà sicuramente sentire, nel bene o nel male. Se oggi è in giornata, il pubblico potrebbe godersi i suoi numeri spettacolari. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Decide di sfruttare la fascia. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Occasione per il contropiede. E passa! Il Verona cerca spazio per affondare. Il Verona finora ha avuto una percentuale di possesso palla superiore, sterile però, non è riuscito. Salta e colpisce di testa! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è un'opportunità! Ci prova! Reduce da una splendida vittoria contro una delle squadre più forti del campionato e vediamo se oggi riuscirà a ripetersi. Fa sportellate con il suo marcatore. Prova con il tocco basso. La butta via e fa respirare la difesa. Palla in avanti verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Ndoye, il suo pallone è morbido. Qui deve tirare. Balotelli, il fuori gioco. Estremo difensore, la calcia lunga. Lazovic scatta verso il pallone. Lazovic riceve in posizione splendida l'azione del portiere. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Bella azione questa. I difensori non hanno potuto fare altro che stare a guardare. Peccato solo per la conclusione. Faraoni. Ha spazio per... E fa colpire di testa! È mancata un po' di precisione. Ha colpito bene il pallone. Il gol però non è arrivato. È evidente che il problema principale è l'attacco. Puoi avere la difesa migliore del mondo, ma se non segni non vinci. Questo è banale. Sicuramente gli attaccanti là davanti non stanno facendo del loro meglio, ma penso che il problema sia anche e soprattutto di carattere tattico. Ndoye. De Sena. Martella. Romulo. Martella. De Sena filtra la palla in profondità, spazza il più lontano possibile. Martella la mette in area, pallone lungo in verticale. Ndoye. Interessante azione sulla fascia destra. La mette dentro. Libera tempestivamente. C'è il tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però fa bene a provarci. Lazovic. Decidono di giocarla all'indietro. Tutte e due le squadre hanno avuto diverse occasioni da gol. Credo che la prima rete non tarderà ad arrivare.
Scodella in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. La mette in mezzo. Incornata! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Romulo. Provano a ripartire da dietro. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Termina così il primo tempo. Prima metà di gioco piacevole. Entrambe le squadre... Balotelli! Che parata! Certo, non un intervento di Rodin. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Miguel Veloso. Badu. Badu non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. E Silvestri salva i suoi. Lazovic. Ajapong. Ajapong cerca la fondo sulla sinistra. De Sena. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0. Lazovic. Magnani. Romulo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Romulo. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Martella. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Miguel Veloso ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Lancio lungo del portiere. Il pallone è stato colpito troppo forte. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Ajapong. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia, cerca il compagno in area. Può tentare la conclusione. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Lungo passaggio in avanti. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Opta per il lancio lungo. Passaggio intercettato. Romulo sceglie tocco corto. Pallone in aria. E cross è controllato dalla difesa.
L'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Martella. Palla di nuovo sotto il loro controllo. De Sena. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Mette la palla in avanti. Rimessa in gioco dunque. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina e è venuto il momento di alterare la formazione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Tiro di Romulo! Romulo decide di battere colpo. Allontana il pericolo. Si appoggia al portiere. Martella. Loi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Martella. De Sena. Torre Grossa. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. A Japong. Si libera la grande. Opportunità per Matri. Cerca il tiro. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di...